Punto numero 8, approvazione definitiva classificazione acustica del territorio. Quello era così una volta. Abbiamo fatto un consiglio adesso, abbiamo provato solo qual è il sì. Ormai siamo qua a ratificare le cose che decidono gli altri. Possiamo ratificare l'ultimo punto perché la discussione su. Ah, ma che video non è, cioè non so veramente come ci fanno fare. Allora, la classificazione acustica del territorio comunale è propedeutica a quello che sarà poi il punto successivo, che è l'adozione del PGT. Viene approvata a parte, prima del PGT, in modo che, essendo il documento appunto propedeutico a questo e in qualche modo anche conseguenziale allo stesso, se vi fossero delle valutazioni da fare, delle modifiche da fare al piano, alla classificazione acustica in funzione del PGT o viceversa, si possono fare in maniera slegata senza dover fare tutta la procedura di variante del PGT. Sostanzialmente la classificazione acustica è quella che era già in vigore precedentemente, non ci sono state grandi variazioni e sostanzialmente il nostro territorio non è che ha grossissimi problemi dal punto di vista acustico, in quanto abbiamo sostanzialmente le strade che ci portano in classe 4, le fasce attorno alle strade saranno in classe di meno, in classe terza, e poi tutto il resto del territorio in classe seconda, insomma. Quindi non è che ci sia cosa da valutare, insomma. La classificazione è stata fatta appunto dallo studio che è stato incaricato dal comune per questo, ci sono poi tutti i parametri che la normativa prevede, ma in sé, ripeto, ricalca sommariamente esattamente il piano acustico che era già in vigore prima di questo. Abbiamo chiesto la revisione, la verifica appunto di questo per il discorso del PGT e appunto oggi lo approviamo al punto precedente, in modo che due elementi spiegati, contrariamente al discorso per esempio della relazione geologica, che è parte integrante del PGT, perché ovviamente non ha potere decisionale definire una pietra, una formazione, piuttosto che sono elementi tecnici che quindi vengono approvati congiuntamente come parte integrante del PGT. Ci sono osservazioni, richieste di chiarimenti? Favorevoli? Allora, 8. Astenuti? Punto successivo che è favorevole per l'immediata esecutività. Astenuti?